Siete riusciti ad ottenere finalmente la riapertura di questa strada e quindi l'inizio della semina. Cosa rappresenta per voi oggi? Il futuro, il nostro futuro. La lenticchia, il nostro lavoro, il nostro vivere, il nostro tutto. Quanti siete stamattina qui? Siamo circa 30 mezzi e stiamo passando a scaglioni da 5 unità alla volta. E ecco, aspetto il mio turno e piano piano nell'arco di un'oretta riusciremo a passare tutti insieme. Qual è? Che emozioni si aspetta per quando arriverà su alla piana? E Castelluccio è sempre un'emozione, anche dopo 30 anni è sempre un'emozione, fortissima. Sono 30 anni quindi che lei fa questo lavoro? 36 per l'esattezza. Però quest'anno ha un significato particolare, innegabile. Sì. Diciamo che sembrava la fine, invece siamo riniziati. È un nuovo inizio, deve andare, grazie. Ciao. Oggi ricomincia finalmente la semina, è un giorno importante, è un giorno di rinascita, cosa rappresenta per voi? È un giorno veramente importante perché riusciamo a tornare a Castelluccio e seminare queste spettacolari lenticchie. Per noi è molto importante perché viviamo di questo, quindi se non riuscivamo a salire era un problema economico per molta gente. E quest'anno comunque con il terremoto rappresenta qualcosa in più rispetto a tutti gli altri anni, la lenticchia di Castelluccio? Beh, speriamo che... cioè sicuramente sarà ancora più conosciuta, già lo era molto prima. E l'unica difficoltà, diciamo, è che non penso non sia raggiungibile per i visitatori vedere lo spettacolo della fioritura, ma tutte le organizzazioni competenti si sono messe in opera per poter ripristinare la strada per il transito per Castelluccio anche a turisti. Avete lottato per ottenere che fosse riaperta questa strada, qual è la sensazione oggi? È un'emozione bella, poter tornare su e lavorare è gradevole come cosa. Lei sta attaccando al trattore una bandiera dell'Europa, perché? Per sensibilizzare l'Europa, speriamo che facciano qualcosa, diciamo. Cosa vi aspettate dall'Europa? Che ci dia una mano, perché qui siamo messi proprio. Intanto però le istituzioni locali una mano ve l'hanno data e hanno permesso la riapertura di questa strada. Come cosa provate in questo momento? La soddisfazione, perché abbiamo, se no la semina se andava troppo in ritardo, ecco.